Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vi voglio far vedere il DVD della Universal del film di debutto della regista francese Julia Ducournau, ovvero Raw, una cruda verità. Vi mostro l'edizione, vi faccio vedere il menu, vi faccio vedere cosa contiene, ve l'analizzo e poi passo come sempre ad una mia breve recensione del film. Perciò basta parlare e via. Già solo il fatto che Raw in Italia non sia arrivato al cinema all'epoca mi fece infuriare abbastanza, ma anche il fatto che non sia stato distribuito in Blu-ray da noi è davvero palloso. In Italia è arrivato solo ed esclusivamente in questo DVD moscetto della Universal, con una qualità audio-video estremamente nella norma, tra video che si vede comunque decentemente e audio in Dolby Digital 5.1 sia in francese che in italiano, che si rivelano essere un buon accompagnamento sonoro al film. Il DVD di Raw è però privo di contenuti speciali, quindi non c'è davvero più nulla da analizzare. Video come questi però, dove le edizioni sono veramente scarne, sono un ottimo pretesto per poter parlare del film effettivo. Raw, primo film della regista francese Julia Ducournau, è davvero un debutto molto interessante. Ha sicuramente un pizzico di difetti attribuibili al fatto che sia un film di debutto, e qualche volta si sofferma sulla costruzione di immagini più metaforiche che però non conducono da tante parti e che risultano un po' fini a se stesse. Ma per il resto, Raw è una degna aggiunta al sottogenere del New French Extremity, appunto quella corrente di film violenti nata in Francia negli anni 2000. La trama al Valerio sedicenne fece subito drizzare le antenne. Justine, una ragazza appartenente a una famiglia severamente vegana, si iscrive a un'università di veterinaria, dove però gli alunni più grandi prendono subito di mira i primini, costringendoli a fare determinati riti di iniziazione. Tra questi bisogna mangiare un rene di coniglio crudo. Justine, inizialmente contrariata perché non desiderosa di andare contro i propri ideali, finisce per mangiarlo ugualmente e da lì sviluppa un'ossessione sempre più forte per la carne. Io già da questa sinossi ero tipo aia. Difatti il film è un cannibal movie, ma è un cannibal movie davvero originale e atipico. Nonostante la trama non sia carica di eventi su eventi su eventi o colpi di scena su colpi di scena su colpi di scena, il film si lascia davvero seguire perché è assolutamente peculiare e perché regala momenti davvero disturbanti e raggelanti. Io non sono facilmente impressionabile con la violenza, ma in un tot di scene ho tolto lo sguardo dallo schermo. Tratta temi come la sessualità, il risveglio interiore, l'appetito, non prettamente l'appetito per il cibo, sia chiaro, e scardina tabù su tabù. La regia della Ducournau è pulita e precisa e la performance della protagonista Garance Marillier è eccellente. Si ritrova a fare delle cose che richiedono veramente un bel coraggio. Insomma, non aspettatevi un film horror classico, è piuttosto atipico e singolare, ma se visto con la giusta mentalità è capacissimo di disturbarvi. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing horror maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che in un video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e alla prossima horror maniaci.